Vediamo il grado di diffusione dell'infezione da Coravid-19 nel territorio della provincia di Arezzo. Il primo dato importantissimo che si registra oggi è che diminuiscono il numero dei nuovi casi. Nei giorni passati avevamo una media di 15, 16, 18 persone risultate positive, oggi registriamo 6 nuovi casi. Si tratta di un risultato importante che testimonia l'impegno che la comunità mette nell'adozione delle misure di distanziamento sociale che vi chiedo di continuare a mantenere col massimo scrupolo. Dei 6 casi, 4 sono seguiti a domicilio, come nella tradizione della Sud-Est. La gran parte dei pazienti sono pauci sintomatici e quindi possono essere seguiti a domicilio da parte del medico di medicina generale o dell'USCA. 2 sono ricoverati nel reparto di degenza Covid dell'ospedale San Donato. Si tratta di 2 pazienti per cui è stato necessario il ricovero. Uno di questi era ospitato nel RSA di Bucine. RSA in cui c'è, ricorderete, un forte impegno dell'azienda nei confronti dei soggetti risultati positivi al tampone, soggetti che sono ospitati al piano terra dell'RSA e in cui l'assistenza sanitaria è garantita da personale ASL, a supporto e integrazione della cooperativa che gestiva l'RSA in nome e per conto della sindaco, che è il titolare dell'autorizzazione sociale per quella struttura. Per quanto riguarda l'ospedale San Donato, rispetto a ieri si registra un miglioramento della situazione. I posti si sono liberati dei posti nella degenza ordinaria Covid, i posti letto in terapia intensiva non sono aumentati. Anche questo è un indizio di come l'ospedale San Donato sta rispondendo nella fase di emergenza sanitaria. Il numero dei posti letto resi disponibili, tanto di degenza quanto di terapia intensiva, sono sufficienti se si dovesse verificare un incremento del numero dei casi, che però, ripeto, a tutt'oggi è smentito nei fatti. Credo che la situazione si possa dire stabile. Questo, come dico, come ho già detto, non significa abbandonare le norme, le precauzioni che stiamo usando, significa proseguire nell'opera, significa attendere la fine di questa situazione.